Giovani italiani in Serbia per favorire processi di democratizzazione e cooperazione nei territori della ex Jugoslavia è l'obiettivo del progetto Corpi Civili di Pace, che coinvolgerà 10 volontari tra i 18 e i 28 anni, selezionati con un bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In un campo che è assolutamente uno degli ambiti prioritari di intervento del Servizio Civile, che è quello della difesa non armata della patria, della rimozione di tutte le forme di conflitto e soprattutto i temi ambientali. Dobbiamo accrescere la cultura e le pratiche della pace e dobbiamo soprattutto dare delle opportunità reali, non soltanto con le parole ma con i fatti, alle ragazze e ragazzi che vogliono crescere in temi importanti quali quelli della cooperazione, ma soprattutto opportunità all'estero di formazione per accrescere il proprio ventaglio di opportunità, un domani lavorative, sicuramente opportunità di vita. Patrocinato dal Comune, il progetto è promosso da Ameshi e si svolgerà nel bacino del fiume Drina, dove i giovani volontari saranno impegnati per circa un anno in processi di ricostruzione sociale e culturale di un'area ancora sottosviluppata e che necessita di un sostegno all'integrazione tra le diverse etnie. Abbiamo dialogato con l'ambasciata, il governo serbo e con FOSDI, che è una ONG serba, per mettere in piedi un intervento che partisse dall'Italia, coinvolgesse giovani italiani attraverso anche fondi stanziati dal governo italiano, quindi un importante esempio di cooperazione e di investimento sulla costruzione di un'Europa comune. I nostri giovani andranno in Serbia per 10 mesi, lavoreranno attorno alle zone del fiume Drina per riconciliare popoli che dopo la guerra dell'ex Jugoslavia hanno ancora bisogno di integrazione e soprattutto di sviluppo. Puntiamo sull'ambiente perché è una delle debolezze che l'Europa segnala alla Serbia per poter entrare nell'Unione Europea. Quindi confidiamo che questo aiuto italiano, che il lavoro dei giovani italiani e del governo italiano, aiuti la Serbia in questo importante processo di integrazione.